Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti nel secondo episodio di Mario + Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video ho semplicemente iniziato l'avventura e ho fatto i primi due capitoli? Si possono chiamare capitoli? Diciamo che ho completato la prima area. Ad ogni modo oggi si continua. I video non saranno troppo lunghi o troppo corti, penso che dureranno all'incirca 20 minuti l'uno, bene o male. E per il momento saranno due episodi a settimana, venerdì e domenica, e poi vedrò insomma di cambiare quando sarà il momento. Quindi questo è mondo 1-3. Allora, l'altra volta ho fatto i primi due, sì. E riutilizzano la formula dei mondi e dei numeri. Attenzione! Ma questi c'hanno le molle. Balzelloso. Ok. Morto. Niente, hanno ripreso. Peccato, poteva essere uno in meno. Una nuova tipologia di nemici balzellosi. Il salto team sarà fondamentale. Usatelo per avere la meglio sui nemici. Ma se potessi saltare in testa ai nemici sarebbe già qualcosa. Ma la salute extra non mi sembra ancora il momento di usarla. Il nostro amico misterioso mi ha appena spedito un aggiornamento di sistema. D'ora in poi potrete scegliere se buttarvi a testa bassa nella mischia o dedicare e pianificare la strategia. Ah, con l'app? Vabbè, non mi sembra molto utile per il momento. Allora, intanto andiamo qui. Possiamo già iniziare a sparare. Quello è il nemico che dovremmo... Ah, così, facilissimo. Va bene, un colpo solo è più che sufficiente. Allora, con te io andrei qui a nascondermi con Rabbid Peach. Ci siamo un po' riparati. Ecco, quello invece non si ripara per niente, bravo. E con Rabbid Luigi facciamo anche lui con lui il salto. E ci posizioniamo qui, bene. E abbiamo anche lo scudo. Come appunto ci fa vedere anche l'icona. E spariamo, vai. Ah, però lì è protetto perché è diversa la visuale, ok. Questi anche usano i salti però. Mica sono scemi. Ovviamente con il 50% di probabilità di beccarmi, lui che fa mi becca, ovvio. Figuratevi. Va bene, focussate lui, focussate. Ah, meno male. Allora funziona. Va, facciamo così, dai. Piede questo in faccia, va. Allora con Mario facciamo il salto anche noi. Andiamo. Beh, qui sarei allo scoperto, ma non mi interessa. Lui devo assolutamente farlo fuori. Ah, mi riduce i movimenti. Allora qui posso fare attacco e scivolata. Buono. E poi posso attaccare l'altro Rabbid. Mamma mia. Epico. Let's go. 100% di probabilità di beccarlo. No. Era in diagonale. Era in diagonale. Vabbè, lui becchiamolo così. Scivolata e attacco. E credo che ora sia anche andato, giusto? No? Facciamo così allora, dai. Cavoli però, tutti quanti e tre del team per farlo fuori è un po' pesante la faccenda, eh. Un po' fastidioso. E poi stavo anche pensando che magari raccogliere tutte quante le monete non è necessario. Certo, mi serviranno prima o poi per acquistare armi ed equipaggiamenti sempre più forti, però per il momento non è proprio tanto necessario. Quelle che trovo per la strada mentre vado, ok, ma le altre non è proprio il caso. Raggiungi la zona con la bandiera. Mm.
Ci sono un sacco di nemici nascosti. Battere tutti sarà impossibile. Cerchiamo di raggiungere quella zona sicura in fondo al campo di battaglia. Allora, ci sono nemici nascosti, ha detto. Io vado qui però. Per il momento cerco di portare il team dall'altra parte. Vediamo come va. Ok, loro invece si nascondono. Io a questo punto cerco di portare tutti quanti dall'altra parte e vediamo come va. Ok, vado qui con lei. Con Rapid Pitch vado qui e mi difendo. E il turno dopo è fatta. Toh, arriviamo all'area salva e via. Ah, ci picchia. Basta arrivarci con uno, ok. È buono. Ho capito. Non è facile. Potevo... Sì, parte che ho sbagliato a posizionarmi un paio di volte. Potevo farlo perfetto anche il secondo, ma ho sbagliato la posizione un paio di volte, quindi... tant'è. Ma centro battaglia posso tipo selezionarlo da... Ah, da dovunque. Se voglio cambiare l'arma. Andiamo anche al quarto. È fondamentale fermare il Rabid che è seduto a combinato prima che possa dare vita ad altre atrocità, sì. Sono con te, amico. Oh, Bowser fan, che ci dici? Complimenti, hai traghettato la tua squadra attraverso un mare di peripezie degne di Ulisse. Qualcuno che ha riconosciuto i meriti. Tutto grazie, ovviamente, a Mario e agli amici Rabbids di cui avete sottovalutato le grandi abilità in battaglia. Bipo, non servi a nulla, solo a ricevere messaggi. Ritengo che sia giunto il momento di arricchire il vostro arsenale di alcuni nuovi strumenti. Potete sfruttare una singola altra azione durante il combattimento. Nice. Mario ha la vista dell'eroe. Potrà colpire nemici che si trovano nel raggio d'azione anche al di fuori della normale successione dei turni. Una volta a battaglia. Rabbid Peach invece ha il dono dello scudo, che la proteggerà dagli attacchi della maggior parte delle armi. E a Rabbid Luigi la super barriera protegge dai super effetti e riduce i danni ricevuti, che è quello che ci serviva prima. Però ognuno lo fa con i suoi tempi. Quindi dobbiamo usarla al momento più opportuno, e questo è chiaro. Benvenuti nella giungla, welcome to the jungle. Il nemico sarà Axel Roses. Voglio dire, sarebbe una grande citazione. E questi che hanno qui? Hanno lo stesso simbolo del super effetto di molte armi. Sembrano pronti a esplodere. Meglio non usare armi nei loro pressi? Va bene, non uso armi nei loro pressi, ma... Vabbè, provo ad attaccare da qui, dai. Ovviamente. Altro turno aggiuntivo, ok. Dovevo attivarla prima, ho fatto malissimo attivarla ora. Vabbè, amen, ormai è fatta. Anche perché va a tempo, quindi non so quanto sia utile utilizzarla dopo l'attacco. Ciao, in faccia, bemmete! Vai! Scomparso, meno male. Torna i nemici, dai. Diciamo che... Eccolo, ora va bene. Ciao, buongiorno. Maledetto. E falla finita. Allora, con Rabbid Peach penso che questo qui ora si prenderà un sacco di schiaffi, perché poi c'è anche Rabbid Luigi. Mamma mia, che bello. Ok. Con Mario invece attacchiamo lui ed è fatta poi. Anche se becca un po' di danni dopo dall'altro Rabbid, non fa nulla. Tanto i danni li metto sempre in conto. E se ne colpissimo quei cosi lì?
esploso. Come è giusto che sia. Bene. Molto bene, direi. Quanto sei sciapo. Guardati. Va, va. Con le molle. Ma tu guarda se... Tu guarda se può andare così. Oh, eccoci qua, vai. Oh, questa è veramente giungla, no? Quella di prima. Quanti nemici. Salute extra la voglio ora, sì. Solo due ripari con i simboli dei Rabbids. I miei sensori ne hanno rivelati 4. Potrebbero essersi travestiti da ripari normali? Cosa? Ok, speriamogli anche a questo. E attivo anche l'abilità di Mario, perché si rivelerà molto. Ah no, aspetta, però questo se va via con 2 colpi solo. No, allora, no, 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 no. Se questi sono facili da sconfiggere, non mi conviene non usare l'abilità. Ho anche messo la salute extra per sicurezza. Vai. Mi riparo proprio davanti alla faccia di quello. Toh, Mangiati un po' di piombo. Piombo laser, ovvio. Toh, fai tu nemico mio, vai. Fammi vedere che com... Beh, ovviamente. Sì. quanti giri... che sta combinando? Quanti giri voleva fare? Eccolo, va. Vabbè, finito? Grazie. Ok, allora, se io invece vado qui, ti faccio così, e poi ti sparo in bocca, che dici? Ti piace come tattica? Eccolo lì. No, tocca all'altro. Ah, Mario lo mandiamo qui. Prova a beccare qualcuno. Però, attivo anche l'abilità. Così dopo posso provare a sfruttare. Non ci arrivo. Maledizione, non ci arrivo. Vabbè, niente, attivo anche con lui l'abilità. Con Peach non l'ho fatto. Vabbè, anche con Peach, dai, attivo con tutti, attivo. Vediamo come va. Magari mi salvo in qualche modo. Sì, ah, che bel lag. Troppa roba a schermo. Ottimizzate, ottimizzate! Non, oh, non l'ho preso in scivolata, ma santo cielo. Non si possono fare sti errori ancora? Sono, cioè, le basi della prima partita. Ah, oh, mi posiziono qui, guarda. Vedi che Mario, se non sa usare i tubi Mario, è da ridere proprio. Ok. Poi tocca a Luigi. Mi posiziono qui, guarda. Dato che non posso entrare in scivolata. Pronti? Let's go! Bang! Vai, nemico, fammi vedere che combini. Già l'effetto è finito di Mario e compagni? Che cavolo. Pensavo durasse un pochino di più. Allora, senti, tu già mi hai stancato, eh. Oh, colpo critico. Vai, con lo yo-yo e la finiamo. Poi yo-yo, quello che è. Allora, con Peach mi do un bello slancio. Ti vado proprio qui. Così finiamo. Guarda un po', sorpresa! Spara flash e via. Beh, facile, dai, facile. Ah, quindi proprio finisce anche questa parte, ok. Mi piace come va. Oh, 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 oh.
un cesso gigante. Ho così tante domande e così tanta paura delle risposte. È proprio vero, Pippo. Meglio non fare domande. Io devo andare di qua. Ah, ok, allora facciamo così. Non facciamo allora. Non facciamo? Allora facciamo... eccolo di qua. Andiamo avanti allora. Ma era necessario? Cioè, Flavor, da Flavor al gioco, per carità. Facciamo a capirci, da Flavor, molto Flavor, da. Ok, ottimo. Vediamo un po' che roba troviamo qua, qualche collezionabile bello. C'è un Rabbid lì che fa la lampadina. Modello 3D, lo vediamo dopo. L'idea di nascondersi sotto un paralume è ottima, ma senza comodino la si nota subito. Ma, povero Rabbids. Ridaglie. Allora, facciamo che troviamo la strada. Oh no, le monete rosse qui, no, non me lo fare. No, devo fare un'altra strada per prendere le monete rosse. All'ultimo proprio, mamma mia che fastidio con sti cosi che si alzano di continuo. Oh, allora basta che sia una bella ricompensa, perché se no Abracarabid. Quindi è una nuova arma. Fa un po' andare a vedere. Non c'è, strano. Forse una volta finito il livello che ha più senso. Vabbè, a fine livello ci vedo. E a posto, dai. Questo qui che hanno fatto? Vabbè, questi hanno a menarsi. Buon per loro, credo. E qui? Ah, ma sono comparse ora le monete. Quindi non era di qua la strada? Oh? Cosa? Ah, ma prima non c'era, quindi sarà buggato. Ma dai, ma perché? E stiamo pronti per proseguire. Oh, eccoci qua. Oh, mondo 5. Cioè 1-5. Quindi saranno 8 massimo, come tutti quanti gli altri. Era un Todd che urlava o era un Rabbid? Sconfiggi tutti. Ci troviamo più in alto rispetto ai nemici. Potete ottenere un bonus danno nel caso riusciate ad attaccare dall'alto. Ok. Vado qui allora con Mario. Magari riesco a fare una buona strategia. Buono. Questo era critico comunque. Passiamo a Peach, che la porto. La porto. Danno. Oddio, mi pare normale veramente il danno. Era abituato con gli altri comandi. Mi abito con un comando e subito mi sbaglio. Allora, vai qui. Vabbè, questo è fatto. Oh, vai. Mi piace. Diciamo che sono protetto comunque sia per ora. Tranne Mario.
Al prossimo turno. Ah, furbo. Va bene, va bene, va bene. Lui, lui, lui. Certo, bravo. Allora sto rabbit lo colpiamo così. E poi lo finiamo col cannone. Vai. Grande. Perfetto. L'altro ci dà... Oddio, sai che c'è? Ora con l'abilità posso farcela. Posso farcela. Con Rabbit Peach vado qui. Mi butto al centro della mischia. E lui se lo becco. No, neanche per sbaglio. Fatto, non si muove da lì lui. Ma vabbè, sì, qui era un po' così. Ma scappano. Ora con Rabbit Luigi siamo qui sopra. E te ne vai a quel paese, amico mio. Hai fatto male. No, oh, con Peach ci prendiamo un bel danno. E dopo se li prende comunque lei i danni. Tutti quanti gli altri Rabbit. Ah, ne è rimasto solo uno, se non sbaglio, vero? Eccolo qua, vai. Bella, questa è bella davvero, eh. Una gran giocata. Davvero uscita bene questa. No, è fatto. Fatto e finito. Vittoria. Direi che posso quindi fermarmi qui magari con questo video. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, c'è un fungo grande lì, ok. Magari lo scopro nel prossimo episodio. Vedo tantissima roba già lì. Ok, ok. Allora, direi di fermarmi qui. Nel prossimo episodio proseguo, vediamo cosa fa questo fungo. E vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video. In descrizione trovate i link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fate un pensierino e iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.